per illustrazione. Grazie Presidente. Con questa mozione si vuole porre l'attenzione ed evidenziare l'importanza in questo periodo storico dell'uso per la diffusione di notizie ed informazioni degli strumenti digitali di comunicazione, i quali appunto hanno proprio la facoltà di raccogliere i dati ed informare i cittadini con messaggi rapidi, semplici ed efficaci. Il portale di Roma Capitale riporta innumerevoli informazioni, ma non sempre però permette la loro individuazione immediata. Sorge quindi la necessità di ampliare adeguatamente tutte le informazioni del portale di Roma ed ogni comunicazione nell'interesse della cittadinanza al fine di avere un valido strumento immediato di contrasto in tema alla violenza di genere ed anche ad individuare delle misure per fronteggiarla. Questo tema è già stato affrontato nel quinto municipio ed io ringrazio anche il lavoro della Commissione Pari Opportunità attraverso la presentazione di una risoluzione che ha proposto di inserire nel portale di Roma Capitale una sezione dedicata al contrasto alla violenza di genere segnalata adeguatamente con icona nella home page e che fornisse appunto tutte le notizie necessarie. Molti altri municipi hanno presentato la stessa risoluzione, il quarto, il sesto, il settimo, il dodicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo. Molti studi dimostrano che le persone riconoscono le immagini più velocemente rispetto alle parole. Questo concetto è molto rimarcato nel mondo multimediale. In effetti, una donna che subisce violenza ha bisogno di avere le informazioni e, diciamo, tutte le comunicazioni in maniera efficace e semplice. Non può entrare nel portale ed interpretare il portale, quindi avere difficoltà ad accedere alle informazioni. Roma Capitale, pur aderendo sin dal 2007 alla celebrazione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza della donna, non si era mai fornita di immagini esclusive che identificassero gli eventi. In data 10 novembre 2017, la Commissione delle Lette ha scelto ed approvato l'immagine che deve essere utilizzata per pubblicizzare gli eventi legati alla violenza alle donne, accompagnata al logo di Roma. Di seguito anche approvata in Assemblea Capitolina in data 23/11/2017. Pertanto noi, il Movimento 5 Stelle, con questa mozione chiede di rinnovare il portale online con una sezione dedicata alle donne in difficoltà e in evidenza nella home page, poiché vogliamo che tutte le informazioni necessarie, quale il numero antiviolenza 1522, mappa dei centri antiviolenza, le case di semiautonomia, debba ricevere siano immediatamente fruibili e chiare e tutto ciò compaia un logo scelto come icona dalla Commissione delle Lette e che diventi una realtà, ossia che lo scudo di Roma Capitale protegga tutte le donne che ne hanno bisogno.